Allora, e appunto, allora andiamo sui nostri palcoscenici, entriamo nel vivo della trasmissione, Torniamo andiamo coi piedi per terra. con i piedi per terra, andiamo subito in seconda divisione, come sempre, il girone A. Iniziamo con risultati e classifica, è l'unico girone dove si è giocata la giornata, la 21esima, quindi Casale Trizium 1-1, Entella Feralpi 1-2, Mezzo Corona Canavese 0-3, Montichiari Lecco 1-0, a Busto Arsizio il Savona batte la Propatria per 2-0, poi Renate Provercelli 0-0, Rodengo Saiano Valenzana 1-0, Sacilese Sanremese 2-1, ha riposato la San Bonifacese. In classifica a questo punto fra penalizzazioni e risultati del campo c'è un mezzo terremoto perché comanda la Provercelli con 38. Poi a 37 c'è la Trizium penalizzata di 2 punti. La Propatria a 36 punti ha due partite da giocare ancora, comunque sì, e 4 punti di penalizzazione. Poi Lecco 34, Feralpi Salò 33 con 2 punti di penalizzazione e una partita da giocare. Poi per quanto riguarda invece la zona playout, fuori la Valenzana con 19 punti, a 16 c'è la Sacilese, a 13 il Mezzo Corona, a 12 la Sanremese chiude scusate, il Casale a 12 chiude la Sanremese con 10 punti. Allora, abbiamo dei servizi di questo girone da vedere, tanti. Cominciamo con Mezzo Corona Canavese, Sacilese Sanremese e Entella Feralpi. Ennesima brutta giornata per il Mezzo Corona che al Briamasco per 3-0 contro la Canavese resta ancorato al fondo della classifica. Tutte nel primo tempo, le reti al nono, il primo gol, Gentile cattura la palla a centrocampo e lancia lungo sulla sinistra per Beretta che entra in area, supera il difensore e appoggia in rete con un tocco morbido. Al 12° il raddoppio di Cristini che di sinistro batte Ciccioni da distanza ravvicinata. L'1-2 è terribile, ma il mezzo non riesce a reagire. E al 27° arriva la terza marcatura. Sempre Gentile avvia l'azione con un lancio sulla destra a Germano che supera in velocità il difensore e crossa basso al centro per la corrente Curcio che non ha difficoltà di insaccare da 1 metro. Nel secondo tempo non accade nulla, il mezzo cerca di trovare almeno il gol della bandiera, la Canavese si difende con ordine, finisce 3-0 e il mezzo appare sempre più vicino alla retrocessione. Un discusso rigore a 6 minuti dal 90° ha regalato alla Sacilese in crisi una vittoria importantissima contro l'ultima in classifica, la Sanremese. Quasi uno spareggio dei piani bassi e per i Liventini che non vincevano dal 21 novembre la partita non si era messa bene. Due occasioni in apertura ed ecco il gol dello svantaggio al 18° con Borin che ha deviato in rete su corner di Bosio. Gioco mediocre e contratto da entrambe le squadre per il resto del primo tempo. Le cose sono cambiate nella ripresa con l'ingresso dei sacilesi Gardin e Colombera ed è stato proprio Gardin che al 19° ancora su corner di Bertagno ha trovato di testa la deviazione vincente dell'1-1. La gara si è decisa come detto al 39° della ripresa quando il difensore centrale ligure Miale ha atterrato Brotto proprio sul limite. Il penalty è stato concesso dall'arbitro dopo segnalazione del guardialine, vibranti le proteste avversarie. Si è incaricato del tiro segato che ha conservato la freddezza per non sbagliare il colpo del 2-1. Troppo pochi minuti dalla fine per permettere alla Sanremese di organizzare un'efficace reazione. Il Salò si conferma nelle zone alte della classifica, trovando 3 punti d'oro a Chiavari, al termine di una partita che lascia molto amaro in bocca ai Liguri. Il bellissimo gol di Vasoio al 23° del primo tempo era il meritato timbro su una pratica che l'Entella sembrava poter archiviare facilmente alla voce vittoria. Per tutta la prima frazione i biancazzurri hanno controllato la partita e anche ad inizio ripresa sono andati vicino al colpo del KO, prima con una conclusione bruciante di Russo, sventata da Branduani, poi con Lazzaro che sul secondo palo non è riuscito a indirizzare in rete di testa. Appena il centrocampo chiavarese ha allentato la presa, però sono venuti fuori gli ospiti. Al 23° un cross di Bracaletti picchia sul braccio di Zaccanti, tocco involontario ma falloso e giusto rigore decretato da Chiantini di Pisa. Paroni intuisce la direzione del tiro di Quarendi ma non la intercetta, 1-1. La rabbia guida l'Entella nuovamente all'attacco, Ciarcià minaccia Branduani su punizione, ma al 43° arriva la beffa, Bracaletti si coordina bene e batte in diagonale Paroni. A fine gara il tecnico dei Lombardi Rastelli riconosce l'onore delle armi agli avversari, il suo collega Bacci commenta con amaro realismo. Siamo stati un pizzico più fortunati di noi e abbiamo portato via 3 punti, ma se la partita fosse finita al contrario sarebbe stata ugualmente una buona partita anche per chi è venuto a vederla. Gli aspetti positivi ce ne sono tanti, sicuramente più di quelli negativi, però rimane il fatto che le chiacchiere stanno a zero e loro si sono presi 3 punti
Non c'è null'altro da dire, penso. Abbiamo sentito anche i tecnici Rastelli del Feralpi e Bacci dell'Entella, ma noi innanzitutto vogliamo mandare un saluto ad Andrea Panico, portiere della Sanremese, in settimana ricoverato per problemi cardiaci, che appunto sembra aver superato, uscito dalla terapia intensiva. Naturalmente in bocca al lupo e tanti auguri a Panico. Allora, abbiamo visto queste prime immagini delle gare, continua questa marcia regolare del Canavese, che va a vincere ampiamente anche in Trentino. Non era facile, una trasferta veramente molto insidiosa, indipendentemente dalla classifica in questo momento del Mezzocorona, 13 punti. Stiamo rivedendo proprio le immagini di Mezzocorona Canavese. Il Canavese è una squadra che gioca molto bene fuori casa, è molto ordinata, non rischia niente, poi dispone veramente di giocatori importanti che anche dalla retrovia, dalla lunga distanza, non disdegnano la conclusione. Quindi credo che sia questa anche una marcia in più per questa squadra, per continuare a fare bene come sta facendo sino a questo momento. Naturalmente, Mezzocorona, abbiamo sentito anche un commento piuttosto severo, insomma, squadra che rischia la retrocessione, insomma, nei play-out, certo deve fare attenzione. Sì, sicuramente dopo gli ultimi risultati magari negativi. Domenica è chiaro che la prestazione che ha lasciato molto a desiderare, perdere ci sta comunque contro qualsiasi avversario, ma per 3-0 così, senza giocare, senza essere mai stato in partita, è un segnale sicuramente non positivo. Certo. Ritengo che possa essere anche comunque solo una partita negativa e si possa ripartire già dalla prossima per cercare di ottenere punti importanti. Ecco, la Sanremese abbiamo visto ancora le solite difficoltà anche a Sacile, ma insomma anche problemi, come abbiamo sentito, per quanto riguarda il suo portiere, quindi la squadra che resta in coda alla classifica. Sacilese invece fa un passo avanti importante. Sì, sì, ma ritengo che comunque la Sanremese abbia giocato una partita con lo stato d'animo e la testa a questo ragazzo Panico, che giovedì durante una partita contro la Beretti ha avuto questo gravissimo problema. Le sue condizioni stanno migliorando, però ritengo che comunque anche a livello mentale la squadra possa aver risentito. Dall'altra parte comunque una Sacilese che soprattutto quando gioca in casa è un'ottima squadra, una squadra che ha messo in difficoltà tantissimi avversari, è una squadra che gioca molto bene, palla a terra, cerca molti fraseggi e non va mai in difficoltà. È una squadra che al di là della classifica veramente, secondo me, è da prendere sempre con le pinze, perché è una squadra davvero che sta crescendo di partita in partita. Ecco, invece salendo sempre più verso la vetta della classifica, mi sembra di grandissima importanza questa vittoria del Feralpi Salò sul campo dell'Entella, che abbiamo visto e sentito anche da numerose testimonianze fra le squadre più toste del campionato. Sì, poi andare a vincere a Chiavari fuori casa, no, anche perché comunque l'Entella si è rinforzata tantissimo sia durante il mercato di gennaio e anche con qualche svincolato già nel mese di dicembre. Era partita forte anche questa volta. Sì. E quindi la Feralpi si candida, no? Poi come quasi ogni anno, non più a sorpresa, ma come squadre favorite per la vittoria finale. Nel periodo di novembre-dicembre ha rallentato molto quella che era la sua marcia, ultimamente si sta riprendendo e anche molto molto bene, quindi ritengo che il 4-3-1-2 di Mister Rastelli sia un modulo già collaudato e sia in casa sia fuori ha trovato gli equilibri giusti per ottenere vittorie importanti come è stata quella di ieri. Andiamo avanti, perché adesso dobbiamo ricordare, oltre a Giuseppe Sannino, anche la panchina d'oro per la seconda divisione che è stata assegnata a Giancarlo Favarin per i grandi meriti, i grandi vittorie ottenute con la Lucchese. Abbiamo il servizio, le immagini, scusate, su Propatria Savona, che possiamo appunto vedere, mettere in onda e commentare insieme. Ecco qui la Propatria, i tigrotti di Busto con la loro caratteristica divisa a maglie a strisce orizzontali, mentre il Savona in completa divisa rossa per in questa circostanza. Una giornata, e anzi sono giorni sempre molto difficili per la Propatria, che poi ha conosciuto in questa partita anche una sconfitta. Ecco qui il primo gol, forse c'è qualche responsabilità del portiere o un rimbalzo irregolare del pallone, fatto sta che Facchinetti, e tutto questo avveniva al 7° minuto del primo tempo, porta così in vantaggio il Savona Augusto Arsizio. È forte e si fa molto apprezzare la reazione della Propatria, numerosi tentativi con Pacilli e anche con Serafini di cercare il pareggio, come testimoniano anche le immagini. La squadra di Busto ha comunque attaccato parecchio cercando un pareggio che però non ha trovato, anzi alla fine di tutti questi numerosi e ripetuti assalti, qui siamo addirittura nel secondo tempo, una squadra peraltro anche tra virgolette indebolita, diciamo così, perché sono partiti due giocatori forse più rappresentativi quali Ripa e Sarno, ma adesso avremo modo di parlarne, comunque ha cercato il pareggio e di ribaltare la situazione della partita fino alla fine. Ci è andata vicinissimo più volte la Propatria, ma poi vedremo che invece il gol della vittoria arriva proprio al 50° del secondo tempo, lo realizza così Bottiglieri, chiudendo dunque il match
sul 2-0. Allora Paolo Tramezzani, tu conosci molto da vicino la situazione della Pro Patria, che continua a essere molto problematica. Anche qui a Busto ci sono seri problemi. Sì, e sembra che la situazione non sia risolvibile, almeno nel breve tempo. Sono arrivati i primi punti di penalizzazione in settimana, 4. Credo che anche a livello morale abbiano influito su questi ragazzi. Mentre stiamo rivedendo proprio le immagini di Pro Patria Savona. La partita di ieri credo sia stata un esempio. Il Savona ha fatto una grandissima partita di contenimento. Ed è una grande squadra, attenzione, perché è una delle squadre più forti del campionato. Ed ha battuto per ben due volte la Pro Patria, quindi ha ottenuto contro la squadra di Busto Arsizio 6 punti tra andata e ritorno. Una squadra in grande spolvero. Ritengo che ieri comunque abbia fatto la partita che doveva fare. Qui Androletti, che è stato preferito per scelta tecnica da Anania nella partita di ieri dal mister Novelli, forse è stato ingannato dal rimbalzo della palla prima che lui riuscisse ad intervenire. Tornando alla Pro Patria, credo che, come dicevi giustamente tu prima Armando, la perdita di due giocatori importanti davanti, come Sarno, che ricordiamolo è andato alla Regina, ma soprattutto credo di Ripa, perché era il terminale di questa squadra, nonché capocannoniere di questo girone con 16 gol fino adesso, sono due perdite veramente importanti. Pacilli, che sta sostituendo Ripa, sta giocando comunque molto bene, però è chiaro che è un giocatore diverso, quindi ritengo che questa squadra in questo momento sia penalizzata, oltre dalla situazione societaria, anche da aver dovuto rinunciare a due giocatori fondamentali. Complimenti comunque ancora al Savona, vittoria meritata, mister Foschi, sia, certo. Al termine della partita, oltre a essere felice per i 3 punti ottenuti nel campo difficile di Busto, è consapevole che questa squadra, se trova il coraggio che ha dimostrato ultimamente, può rientrare in corsa per obiettivi ancora più importanti. E quindi bocca al lupo naturalmente alla Pro Patria per le sue vicende societarie, e complimenti al Savona. Rivediamo anche il secondo gol di Bottiglieri, che chiude il match, il giocatore argentino, quindi grande festa per il Savona, che mette a segno un risultato importantissimo. Vediamo a questo punto cosa succederà domenica prossima nel girone A di seconda divisione. Le partite che si andranno a giocare domenica 13 febbraio sono Canavese-Entella, Feral-Pisarò-Montichiari, Lecco-Propatia, Sacilese-Casale, Sarrevese-Mezzocorona, Savona-Rodengo-Saiano, Trizium-Renate, Valenzana-San Bonifacese. Riposerà la nuova capolista Provercelli. Paolo Tramezzani, dice a questo punto quali sono gli 11 calciatori che hai scelto, i migliori di questa domenica per il girone A. Modulo 4-2-1-3, allenatore Foschi del Savona. Miglior arbitro di giornata, signor Viti di Campobasso, che ha diretto Montichiari-Lecco. In porta abbiamo Nicastro del Savona. In difesa Verdi del Montichiari, Borin della Sanremese, Belotti del Rodengo e Riva della Tritium. Centrocampo 2 composto da Facchinetti del Savona, Cristini della Canavese, dietro le punte Gardin della Sacilese, il tridente che è composto da Bracaletti, Feralpi Salò, Zenga del Casale e Dimash del Montichiari. E questo per quanto riguarda dunque il top 11 della prima divisione.